Stefano Malerba, assessore allo sport. Oggi è un giorno storico per Varese. Siamo rientrati in un palaghiaccio nuovo, ecosostenibile, bellissimo, con dei colori abbaglianti quasi. È veramente una giornata bellissima per Varese. Si riprende finalmente dopo 2 anni difficili per la chiusura dell'impianto, per la pandemia, finalmente si riprende con una struttura davvero all'avanguardia. Io credo davvero che questo sia un esempio importante di come il pubblico e il privato possano ottenere dei risultati eccezionali. Siamo davvero molto orgogliosi di consegnare alla città un impianto di questo tipo. Vediamo le ragazze che stanno patinando, le stiamo guardando assieme. E qualcuno ha avuto freddo entrare stamattina, ma prima era una ghiacciaia, adesso la temperatura è controllata, si sta benissimo. Poi un uomo di sport vero, di rugby come te, apprezza, anzi, la temperatura forse è anche un pelo calda. Fa quasi caldo, sì, no, rispetto a prima dove l'umidità era terribile, oggi si sta bene. Vedere tornare a pattinare a Varese i ragazzini, le squadre è davvero emozionante, è una giornata davvero storica. Sarebbe bello che un giorno accadesse un po' la stessa cosa anche ad altri impianti, magari col palazzetto siamo abbastanza avanti e magari anche con lo stadio. Sì, assolutamente, assolutamente, ci stiamo lavorando, stiamo continuando ad avere interlocuzioni, è uno degli impianti che dobbiamo ritornare a dare alla città e che dobbiamo riqualificare, sicuramente.